La parola al sindaco. Allora, io comincerei da qua, che in questo intervento dell'assessore Palma di Salvio c'è una lezione di stile politica, umana e istituzionale, e abbiamo voluto insieme che questo avvenisse in Consiglio Comunale, perché la gratitudine che noi abbiamo, non solo io personalmente, nei confronti dell'assessore Palma non meritava un'uscita diversa, ma bisognava farlo in Consiglio Comunale. E la scelta è stata giusta se pensiamo anche alle attestazioni di stima che ho ascoltato stamattina, ho partecipato a tutto il dibattito, e questo fa molto onore ai consiglieri che hanno ritenuto di esprimere, soprattutto quelli della minoranza chiaramente, che apprezzamento per il lavoro. E quindi mi ero preparato anche, oltre a un passaggio importante che farò adesso per Salvio, un intervento anche politico che invece non farò, perché avrei voluto rispondere a tutte le cose che ho ascoltato, però sinceramente non lo voglio fare, perché credo che non è giusto, dopo un momento così forte sul piano umano, politico e istituzionale, poi intervenire sul rendiconto, sulle critiche. Quello lo lasciamo al dibattito dell'Aula. Invece da quello che ho ascoltato adesso si ha il convincimento di quanto sono difficili le decisioni che un sindaco deve prendere, perché ho voluto questo momento perché nell'uscita di Salvio dalla Giunta non c'è una bocciatura amministrativa, come si può capire, non c'è un giudizio di disvalore, che semplicemente quando si sposa un progetto politico si sposa, come ha detto anche Pietro Rinaldi stamattina, lo spirito di un'avventura politica. Poi spetta a noi tutti, ma da ultimo a me, nelle condizioni più difficili, prendere delle decisioni che tengano insieme l'azione amministrativa, la coalizione politica, le prospettive di allargamento di un progetto nell'amore assoluto fino alla devozione per questa città. Che noi qua siamo tutti innamorati di Napoli, cioè qua nessuno di noi che è seduto qua nell'amministrazione, ma lo stesso mi auguro valga per tutti i consiglieri, anzi ne sono certo, almeno per quelli che sposano la coalizione di maggioranza, ma non ho motivo di dubitare anche per quelli della minoranza, se noi oggi siamo arrivati in questi obiettivi e superati gli ostacoli di cui pure si è parlato molto oggi, le difficoltà, e perché ci abbiamo messo davvero tanto cuore. Oggi per l'approvazione di questo rendiconto, così come ho fatto per il previsionale, mi sento di ringraziare però oggi non tanto la parte politica, ma l'amministrazione, che pure molto spesso la sento oggetto di critiche. Io credo che mai come quest'anno il bilancio di previsione e il rendiconto si sono riusciti ad approvare non tanto per le capacità politiche di questa giunta e di questo consiglio, ma per l'abnegazione dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati che ho visto lavorare in tutte le loro articolazioni. Questo mi convince, in questi 6 anni quello spirito di cui si è parlato è diventato anche corpo, è diventato anima, è diventata passione. Io anche non mi sono legato solo istituzionalmente all'assessore Palma, ma un legame che va molto ma molto al di là, ed è per questo che colgo anche l'auspicio delle parole che ho ascoltato dal Presidente Fucito pochi istanti prima che desse la parola a Salvio Palma, che è una grande risorsa per la città. Al di là delle sue scelte, io credo che la competenza che ha messo in campo sarebbe assai utile se a qualsiasi titolo e in qualunque modo continuassero a essere a servizio della nostra città. Io credo che il lavoro che l'assessore al bilancio ha messo in campo in questi anni è stato un lavoro assai difficile. Non me ne voglia nessuno col paragone, ma insomma notai immediatamente la differenza di approccio tra l'allora assessore al bilancio Riccardo Re Alfonso e Salvio Palma. Cioè, chi prospettava la morte dell'ente, che anche qualche volta è stata evocata stamattina, e ovviamente noi faremo in tutti i modi, metteremo in campo tutte le azioni perché questo non avvenga, e sono sicuro che non avverrà mai, e chi invece come entrò disse ci sono tutte le condizioni, pur in un viaggio così complicato, per far vivere l'ente. È stata una sfida assai difficile,
di cui Salvio Palma è stato uno dei principali protagonisti, si è assunto responsabilità importanti, le ha condivise con noi. Ti ringrazio Salvio che hai riconosciuto la totale autonomia, come piace a me. Noi siamo una giunta autonoma, e proprio perché siamo autonoma non stiamo sotto ricatto e sotto condizionamento da parte di nessuno, e soprattutto la moralità e l'onestà con cui tu hai guidato un assessorato complicato, dove nei momenti difficili, era questa un poco immagino il ragionamento che faceva la consigliera Min, nei momenti difficili se non sei una persona veramente corretta, trasparente, onesta, ti può arrivare la tentazione di cambiare i numeri nelle poste di bilancio. Salvio Palma non l'ha mai fatto, non l'ha nemmeno mai pensato, ed è per questo che noi gli abbiamo dato autonomia, non perché siamo spregiudicati, perché un po' di esperienza nella vita me la sono fatta e so a chi affidarmi quando si tratta di concedere un'autonomia così vasta come in un settore del bilancio. Io chiedo che ti fa onore aver guidato l'assessorato al bilancio in uno dei momenti più difficili della nostra città, e come abbiamo ascoltato oggi, per nessun merito ovviamente di questa amministrazione, ma solamente per un po' di fortuna, poi è anche piacevole ogni tanto avere la fortuna che ci accompagna, oggi è una città diversa da quella di 6 anni fa. I demeriti ce li prendiamo tutti, i meriti, da come abbiamo ascoltato stamattina, non ne abbiamo nessuno, quindi manco tu Salvio, al di là della stima non ne hai nessuno. Quelle poche cose buone che abbiamo fatto è frutto del caso, il caso non dipende nemmeno da noi, quindi anche sul caso riteniamoci anche noi fortunati che su alcune poste il caso ci ha voluto bene. Io sicuramente, e noi, perché parlo a nome di tutta la giunta, ti vogliamo bene, e sappiamo sicuramente, chiudo, che la nostra è un'avventura ancora lunga alla guida della nostra città, e per rendere Napoli sempre più forte e più potente, per metterla sempre di più in sicurezza. E io sono certo che tu farai parte di questo progetto politico, amministrativo, civico, umano, che ha saputo creare nella politica, dove ci stanno anche i sotterfugi, i trabocchetti, le incoerenze, gli allontanamenti all'improvviso, noi abbiamo saputo anche creare sentimento, ed è proprio quel sentimento che ci consente di andare avanti anche nelle amarezze. Io so tu con quanta amarezza hai colto il dialogo quando ci siamo confrontati qualche giorno fa, perché io so perfettamente che tu non volevi lasciare quel posto, quindi di questo io me ne assumo la responsabilità. So che hai tanta amarezza, però so anche che non porti nessun rancore, perché sai quanto è difficile la scelta del sindaco in alcuni momenti. Ecco perché io oggi, pur amareggiato, mi sento fortificato, perché quando ci sono ragionamenti di questo tipo fatti in un'aula pubblica, significa che il cemento di questa coalizione non è solo la politica, ma sono i rapporti umani e i rapporti sentimentali. Grazie Salvio.